chiama Villa Borsani, la casa progettata da Osvaldo nei primi anni 40, realizzata tra il 43 e il 45 per la famiglia. La casa è il centro dove è nato tutto, dove lui e Fulgenzio hanno vissuto negli anni giovani, della formazione, della creazione, della germinazione delle loro idee, creando i primi passi della grande trasformazione di quello che era ABV, l'atelier di Gaetano, e che poi diventò la grande azienda Tecno. Mi ricordo di lui in questa casa, di lui e di Fulgenzio, erano sempre insieme qua, ospitavano tante persone e quindi la loro caratteristica umana emergeva senz'altro quotidianamente. Io mi ricordo più che altro le loro voci, più che lo specifico dei loro discorsi, forti, gentili, determinate, senz'altro si facevano sempre ascoltare, però sempre chiedendo l'opinione degli altri, quindi coinvolgendo sempre tutti nei loro ragionamenti e nelle decisioni da prendere su tutti gli aspetti. Quindi sicuramente seppero declinare, oltre alla capacità tecnica, anche una grandissima componente umana di comunicazione con le persone con cui lavoravano costantemente, che fossero artigiani, artisti o grandi colleghi di designer, fra cui per esempio Gio Ponti, con cui venivano discusse le inclinazioni dei braccioli delle poltrone in questa casa, per esempio.